Purtroppo a un certo momento l'autorespiratore del mio secondo uomo, che come ho detto era l'autorespiratore di riserva, finì l'ossigeno e lui svenne e dovette venire in superficie. Io seguitai a procedere con questo apparecchio che sballottolava sul fondo del porto di Gibilterra, di cui io posso dire di avere una certa conoscenza, e finché a un certo momento mi trovai che eravamo fermi. Naturalmente mi venne come prima idea quella che ci fosse un cavo nell'elica. Andai a esplorare, l'elica invece era libera. Mettendo in moto il motore mi resi conto che si era rotta la ruota di una delle due ruote di trasmissione che dal motore partiva all'elica, quindi l'apparecchio era immobilizzato. Io avevo passato troppe traversie, ci avevo già rimesso un polmone per prepararmi a questa missione e non volevo certamente fermarmi essendo arrivato a 100 metri dal mio bersaglio. Quindi cercai di trascinarlo con sforzi veramente notevolissimi e finché a un certo momento la respirazione affannosa di chi è sotto sforzo bloccò praticamente il funzionamento della capsula di calce sodata che depurava il gas emesso dall'anidride carbonica. Io mi resi conto che stavo per svenire. Arrivato a quel punto, non avevo altra possibilità che mettere in moto la spoletta di avviamento della carica, che erano poi 250 kg di tritolo, e poi venni in superficie e trovai che tutto il mio sforzo mi aveva fatto procedere di poche decine di metri e quindi che io ero ormai, l'apparecchio era a 50 metri dal bersaglio. Ma non potevo far più niente perché ormai spompato completamente, perso il contatto con l'apparecchio, l'unica cosa che mi veniva, che dovevo cercare di fare era di arrivare alla spiaggia di Algeciras, dove secondo quello che era stato convenuto due nostri agenti ci aspettavano per portarci in macchina a Siviglia. Da lì un aereo ci doveva portare in Italia perché il giorno dopo noi volevamo essere a colazione al circolo di Marina La Spezia in maniera da poter dire che le navi affondate nel porto di Gibilterra le aveva affondate lo Spirito Santo perché noi eravamo a Spezia, cioè volevamo mantenere il segreto assoluto su questi mezzi. Dico tutto questo non sapendo che Tesei e Delapelle, avendo avuto lo stesso inconveniente che avevo avuto io, cioè entrata dell'acqua nella batteria dei loro apparecchi, avevano con una logica giusta, stabilito di non attaccare. Quindi quello che attaccò Gibilterra quella notte fui solamente io. Dopo aver gironzolato per il porto di Gibilterra quanto mi consentivano i crampi che ormai mi attanagliavano le gambe, salii sulla banchina, andai verso il centro di Gibilterra, finché non vidi una piccola nave dal nome spagnolo che era ormeggiata e io andai lì per rifugiarmi in attesa della notte per poi fare l'ultimo passo verso la Spagna.
le sentinelle inglesi che passeggiavano sul porto e che avevano visto questo strano individuo tutto bagnato, sporco, che barcollando passeggiava, domandarono all'equipaggio spagnolo: fa parte dell'equipaggio? Io avevo dato loro le 50 pesetas che ci eravamo portati dietro in un tubetto di gomma che di solito viene destinato ad altri usi meno nobili. E i marinai spagnoli dissero: no, non è dell'equipaggio. Quindi fui preso e portato di fronte a un giovane ufficiale inglese infreddolito che verso le 7 del mattino dovevano essere, stava prendendo la sua tazza di tè. Non mi dette molta confidenza, dice: si metta lì, e poi lui riprese a fare le cose sue. Solo che dopo poco i 250 kg di tritolo che io avevo messo in moto scoppiarono. E francamente, 250 kg di tritolo che scoppiano nel porto di Gibilterra, a 60 metri da una nave da battaglia, causarono veramente quello che con termine da caserma si potrebbe chiamare casino. E tutti cominciarono a muovere, le navi che tagliavano l'ormeggio cercavano di uscire, le sirene che suonavano e così via. E l'ufficialetto che mi aveva messo da una parte a un certo momento si domandò: ma lei chi è?